Nello stranissimo mese di maggio in cui ho corso solamente 13 km, ho avuto la fortuna, perché comunque noi podistamatori siamo fortunati, di poter testare nuovi prodotti Oxyburn, azienda bresciana innovativa che ogni anno offre non soltanto prodotti tecnici per noi podistamatori, ma anche per i ciclisti. Ho sentito qualche giorno fa Andrea Soffientini, paradossalmente nel mese di maggio ho fatto la stessa quantità di ore rispetto a quella che facevo normalmente a piedi. Sentiamo cosa ne pensa di questi prodotti, ho fatto con lui l'unboxing. Se siete interessati a sapere il mio problema fisico e come lo sto risolvendo, scrivetemi qua sotto. Sentiamo cosa ci ha raccontato il protepodista, poi io vi racconto in maniera tecnica quali sono questi prodotti e a che cosa servono. Sono agitato perché sei lontano col pacco aperto e so già c'è la telecamera di mezzo, io mi sa che fa il casino. Già se lo lanci così sono sicuro che va a finire la roba di là. Vado. Ah, Oxyburn. Inizia da quello che vuoi. Allora, dalle calze. Aia. Calze gravel. Te non c'è la bici gravel, te c'è la mountain bike. Il primo prodotto sono delle calze gravel che sono in morbido tessuto in microfibra che vi consentono davvero di tenere ben coccolato il piede. Ho apprezzato particolarmente gli inserti in spugna che consentono ovviamente di avere il piede sempre fresco nonostante queste temperature. In effetti il mio coniglio ha deciso di mettersi sotto la pianta e non ha nessuna intenzione di partecipare alla recensione. Completa poi il catalogo il modello Half Cut Pro Team, che consente in effetti come value proposition di accelerare la dispersione del calore lasciando comunque sempre il piede ben asciutto anche in queste giornate molto calde. Poi Andrea ha aperto un secondo prodotto, anch'esso davvero molto interessante. Ma questa è la maglietta, oh, guardala qua. Sai che questo... No, ho spaccato il sacchetto. Quest'anno la bici non l'ho ancora... No, l'ho presa qualche volta per uscire a fare il matto con Bruno, ma niente di che, sempre canale. Tra poco dobbiamo andare su a fare qualche salita importante. Ah, contando che siamo qua io e te, mi sto perdendo di nuovo il Giro d'Italia. La maglietta è molto leggera, Molto leggera. Credo che sia... Te l'hai provata già? Credo che sia abbastanza comoda, perché è la linea gravel, quindi... Credo che sia... Ho detto leggera. No, ho detto che è leggera, ma deve essere anche abbastanza comoda come vestizione, vero? Chiaramente in questo caso, siccome si tratta della maglietta, siamo subito partiti sulla discussione relativa alle taglie. Mi stai... da prima non ho capito se mi stai prendendo in giro o se pensi davvero che io sia magro. Però saresti la prima persona che lo dice, oltre alla mia mamma. No, non è vero, la mia mamma ha detto che la prima gara che mi aveva visto che ero il più grasso di tutti. Fa un po' te. Quello che Andrea ha aperto si chiama Essential Jersey, che di fatto è adatta, e per questo ne abbiamo discusso, a tutte le corporature. È una maglia microforata con una zippa a tutta lunghezza che vi consente di stare davvero ben freschi in tutte le condizioni, anche in effetti quando ho fatto spinning. Le caratteristiche principali di questa maglietta sono la presenza di tre tasche posteriori, ma soprattutto il fatto che sulla parte laterale, su entrambi i lati, ma anche sulle maniche, ci sono degli inserti elastici che vi consentono in effetti di stare ancora più freschi e soprattutto di apprezzare questa maglietta che di fatto, secondo me, rappresenta una seconda pelle. Invece l'ultimo prodotto che cos'è? Sono i pantaloncini che stavo cercando di aprire da sopra, invece guarda. Ma ormai la tecnica l'hai imparata. Non l'ho imparata, tant'è che stavo cercando di distruggerlo come al mio solito. Beh, intanto fanno... è un materiale clamoroso il loro, perché guarda com'è leggero. Il pantaloncino sembra molto quello da corsa. Infatti hanno fatto una cosa intelligente, secondo me. Fanno il pantaloncino da corsa, gli mettono il fondellone, un bel fondello, bello morbido. Conta che se è la versione gravel non credo che sia così tanto imbottito, perché comunque di solito in gravel si sta più comodi.
più comodi con la sella e tutto. Guarda, guarda le bretelline. Bretelline che non danno fastidio, e poi secondo me il pantaloncino si riesce anche a tenere senza bretelle, le tieni un po' giù da zarro, si può fare. Direi che non ci resta che testarlo, o forse te l'hai già testato anche camminando, da quanto ho capito. Ma direi che il materiale comunque mi sembra top, in generale proprio. Guarda queste bretelline qua, che sono davvero la roba più scomoda che esista quando vai in bicicletta, che sono molto fini e molto traspiranti. Pantaloncino l'abbiamo già testato simile nella corsa, che non ci ha mai dato problemi, quindi per cui credo che neanche questo ci debba dare problemi. Chiaramente questi prodotti io li ho utilizzati in Valle Olona, si chiamano Bib Short Iconic, possono essere utilizzati non soltanto per lo sterrato ma anche su strada, e danno una caratteristica fondamentale di avere un fondello ben elasticizzato che consente in effetti di stare ben saldi sulla sella. Poi io chiaramente non sono un esperto, anche se purtroppo ho anche doppiato in bici, cosa che non avrei mai immaginato di poter fare nella mia vita. Hanno un canale sagomato che consente di proteggere l'anatomia maschile durante la pedalata. Ci dice l'azienda bresciana che questi prodotti, grazie alla combinazione tra elementi traforati e sagomati, consente davvero una libertà di azione che sicuramente ho apprezzato durante questo mese di maggio, che continuerò a utilizzare anche se dovessi rapidamente riprendere a correre. Nel frattempo il mio mitico coniglio è tornato, perché qui è andato via il sole. Comunque poi ho chiesto ad Andrea che cosa ha apprezzato di questi prodotti Oxyburn. Mi piace molto lo stile della maglietta, che non era quello che dell'altra volta, ma molto, come dire, colori minimal, maglietta minimal, ma di quelle comode per andare davvero in bicicletta. Poi tra gravel e bici da corsa come la intendiamo noi ci passa ben poco, quindi va sempre benissimo questa. Boh, guarda, credo che sia la vestizione, stavo già pensando, al dire il vero, a Bormio di utilizzarle, perché comunque è un po' scuretta, conta che in salita potrebbe darmi un pochino più di caldo in certi posti dove fa freddo, per il resto non mi dà grossi problemi lo scuro. Poi conta, vabbè, questo qua è un blu hat, un blu neanche troppo scuro. L'ultima domanda che gli ho fatto è a chi sono adatti questi prodotti, che secondo me rappresentano il non plus ultra dell'innovazione italiana. La domanda a chi dei nostri follower gliela consigliamo, secondo me la risposta è semplice, cioè a tutti quelli che ci seguono sul canale, perché non sono dei ciclisti professionisti, quindi per cui secondo me questo, come si dice, questo outfit è perfetto, anzi fin troppo, perché è fin troppo tecnico, e quindi direi che è super per tutti. Poi abbiamo concluso il video con un piccolo appello: voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensate di questi prodotti. Io come al solito vado a bermi un coffee, ciao e alla prossima. È da un po' che ci stavo pensando, anche se non rispondo spesso ai messaggi, anzi quasi mai, però era carino vedere anche le review di voi iscritti, perché se qualcuno le compra, le prova, sarebbe un bel feedback anche per noi, per sapere come vi trovate, come questo o come le scarpe, assolutamente. Va bene, grazie Andrea, ora andiamo a berci un coffee, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.